Ma che caldo che fa. Però lo stesso oggi andiamo a parlare della 156 col V6. Nei video precedenti avevo fatto presagire, intuire che a breve l'avremmo sistemata per poterla usare e finalmente oggi sono venuto per iniziare insieme a voi a fare una lista di quello che c'è da fare. Secondo me, accetto consigli sul cambiare pezzi, lasciarla originale, rifarla completamente, lasciarla conservata. Io inizierei col parlarvi della macchina che, come vi ho detto, è una 156 del 2004, V6 2005. La macchina l'ho ritirata da un amico che l'aveva praticamente lasciata al suo percorso, abbandonata nella sua proprietà e io non me la sono sentita di farla degenerare ancora di più. È una macchina che negli altri video si nota che ha bisogno di tanto amore e nello specifico ve lo faccio vedere anche adesso. E credo che valga la pena fa la circolare in strada perché secondo me questo qui è uno dei migliori motori aspirati italiani di media cilindrata che siano stati creati per l'uso quotidiano. C'è chi mi ha detto fai male, fai bene, adesso lo andiamo a scoprire insieme. Partiamo. Sempre con questa bellissima inquadratura, io inizierei a farvi vedere il motore. Motore che come si nota in prima linea è dotato di impianto a GPL, che è la prima cosa che via, perché secondo me un motore così a GPL non ha senso. Anche qui pro, contro, io ho deciso di cavarlo. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Fatemelo sapere. Altra cosa che si può ben notare che va sistemato è questo. Il manicotto dell'aspirazione viene venduto in pezzo unico. Allora, diciamo che con questa riparazione posticcia lui comunque funziona, però fa schifo e non si può lasciare così. Viene venduto tutto in corpo unico, questo. Anche qui mi hanno detto io lo rimetterei originale perché un motore così va conservato, lasciato originale. Io invece avrei voglia di cavare tutto questo, mettere un bel gomito qui con il suo tubicino e mettere un'aspirazione diversa. Cosa dite? A me piacerebbe un pochettino customizzarla. I puristi mi hanno detto no, no, non devi assolutamente farlo. Altra cosa che si può notare è qui i bracci che sono completamente arrugginiti, manca il coperchio distribuzione. La distribuzione andrà comunque, credo, rifatta, anche se la cinghia è bella ancora, bella tesa. Tagliandone generale, sicuramente. Il mio meccanico mi ha detto, ma già che ci siamo, lo tiriamo giù il motore, lo rifacciamo tutto. Mi piacerebbe, però i costi lievitano. Una cosa che ho già comprato è la vaschetta dell'acqua. Siccome ha qualche perdita, diciamo che trasuda un pochettino, l'ho preferito comprarla in alluminio, sia perché fa più racing, sia perché costa esattamente un terzo di quella lì originale. E poi anche lì mi hanno detto fa schifo e a me piaceva, io l'ho comprata. Arriverà. L'ho dovuta comprare in Inghilterra, oltretutto, perché in Italia non l'ho trovata. Non avrò cercato bene, chissà, però non l'ho trovata facilmente. Inghilterra, eBay, tac, pagata e arriva. Altra cosa. Gli monto la barra d'uomi. A me piace molto esteticamente. E credo che con un bell'assetto faccia la differenza. Cosa dite? La montiamo? Andiamo un pochettino più nello specifico, ve la faccio vedere per bene.
La macchina, come era stata recuperata, era inondata di foglie, abbandonata completamente. Partì subito. La cosa che avevamo notato è che oltre a questo che vi ho fatto vedere, ha anche un problema allo sterzo e andrà cambiato tutto il pacco sotto. A me piace tantissimo questa macchina. Visto che ci sono dei kit che ti danno questa curva con questo tubicino qui e questi qui colorati o neri, rossi, blu, insomma. Questi qui adesso teoricamente tengono, però magari ha qualche crepa, valuterò se cambiarli o meno. Questo andrà sostituito sicuramente, come vi dicevo, il gas via, batteria da cambiare, una mega pulizia, il coperchio, una mega pulizia, mega tagliandone e per me potrebbe già andare. Bene, passando all'esterno possiamo vedere che la macchina dalle foto, come dicevo, sembrava bellina, ma i suoi segni dell'abbandono li vede tutti. Quindi anche qui credo che andrà riverniciata qua. Ci sono parti che sono sicuramente tenute meglio, come questa che dopo proprio il trasparente non esiste più, che è cotta qua. Ho già sentito con un'azienda di car detailing che una volta che la macchina sarà pronta, verrà fatto un mega trattamento. Andrà sostituito il paraurti, ho ripreso perché comunque è rotto. Anche questo da poco conto, vedete, però è un lavoro che comunque va fatto. Fanali andranno puliti perché loro funzionano. Il simbolo davanti è ancora bellino, così come la griglia. Mentre simbolo dell'auto Delta, questo è intoccabile, le frecce funzionano, design Giugiaro, che questo secondo me è abbastanza importante perché ha degli interi in pelle splendidi questa macchina qui. Quindi, come la vedete, questo è da cambiare sicuramente. Poi dopo, dai, i suoi numerini li ha ancora, i fanali funzionano tutti, funziona anche il stesso stop, funziona anche il climatizzatore. Ebbene sì, l'avevamo provata a accendere e il climatizzatore andava. Gli specchi sono belli integri. Direi che esteticamente sì, ha un po' da fare, ma ha tanto bel potenziale questa macchina qui. Ah, monta già delle molle sportive. Io però, col fatto che dovrò cambiare anche le gomme, perché queste qui sono delle termiche vecchie come il cucco, bello il cerchio 17 Alfa, diciamo che quasi quasi un bel assettino abbinato a quelle barre d'uomo che dicevo prima, secondo me meriterebbero. Adesso andiamo a vederla com'è dentro, dai. Dentro è da serie TV, come le chiamo io, abbandonate a loro. Beh, dentro è provata, si vede. Qui ha bisogno di un bellissimo lavoro di car detailing, ma so già dove portarla, che fanno dei lavorini, dei miracoli. Adoro l'interno in pelle. Oh, credo che sia un design Giugiaro. Chissà se l'interno in pelle è anche suo. Dai tagli mi viene da dire di sì, anche dagli sportelli, dalle cartelle. Quindi battitacco con la scritta Alfa Romeo. Apriamo dietro intanto, che dopo andiamo a vedere. Qui dentro c'è di tutto. Lebbra compresa forse, quindi non mi azzarderei più di tanto, però voglio andare a vedere dopo cosa c'è nel cassettino portaoggetti. Però intanto guardiamo un attimino dentro i suoi cruscottini qua, belli, manometrini, belli, radio. Cioè questa con una bella pulita è completamente integra, torna una bellezza dentro questa macchina, torna una bellezza. Guardate dentro com'è bella dietro, anche dietro usata praticamente niente, zero bambini, zero mai fumato all'interno, si sente bella. Il panoramico, dai, è bello, integro. Bene, bene, bene. Dentro secondo me ha un potenziale enorme, una bella pulita. Vediamo come verrà. Una piccola ispezione anche dietro. Ci sono anche, aiuto. Non ci passo perché sono stretto, stretto. Parte lo scotch. Qua ci sono. E io mi piace andare a frugare queste cose. Passi senza guanti all'ebola. Cos'è un berretto questo? Che cosa c'è? Mamma compilation, papà compilation. Mascherine che chissà che malattie hanno. Un Gaviscon lì, perché comunque secondo me qua una birra o due ci sono state bevute qua dentro. Qua
si apre, sì, c'è il suo cassettino che si arriva dietro, molto bene, tac, ah, ai ai, la mia età non ce la faccio più a fare certe cose. Andiamo a vedere il portellone. Ah, live, apriamo dietro, vediamo che cosa c'è. Madonna, come scricchiola. Allora, questo è da cambiare subito. Qui abbiamo i tamponi, che qua non c'è, quindi questo qui va rimesso. Andiamo a vedere qua dentro cosa c'è. Dai, qui è un po' segnato, ma secondo me qua è scheggiato. Questo viene, dai. Questo viene, qua viene. Una bella pulizia qua, perché le foglie, ahimè, forse anche qualche animale estinto c'è. Allora, bello, guarda, sport. Mi piace la scritta Sport Wagon qui sopra. Bello, bello. Andiamo a provare a vedere se va. Ovviamente, aiuto, aiuto. Funziona? Come cazzo si apre sto coso? Ci sarà qualche trucco qui nella maniglia? No, questo è solo per tirarla. Attenzione, attenzione, va, va. Tac, ostia, che sburonata, funziona, era solo un po' inchiodato. Oh, e mo che schifo qua, il bombolone del GPL che tepra poco. Bottiglie, bottiglie tagliate, usate per rabboccare qualcosa come imbuto. Interessante, interessante. Qua cosa abbiamo? Una busta che... Che cazzo c'è dentro? Apriamo? Qua c'è uno svitol, bene. Un altro compact disc, viti, queste sono delle M5 sicuramente, questo lavastoviglie liquido, la roba per attività a casa, un altro disco della gomma piuma con una forma abbastanza particolare che boh, non so cosa servisse, una bella presa 12 volt che non fa mai male, cassettino, che dentro cosa c'è nel cassettino? Osta, ma cosa abbiamo qua? Abbiamo un CV changer della Clarion, oh, proprio anni 90, bello, bello. Un multidisc che io non so come si apre e non ci provo neanche per non rompere niente. Nell'altro cassettino cosa abbiamo? Abbiamo una targhettina AR156 su Wagon, però per il resto è vuoto. La luce ovviamente non va perché la batteria è completamente scarica, avevo intanto un mezzo animale che mi stava mangiando un piede. Ok, qua possiamo chiudere, direi che dai, meglio del previsto, anche qui una bella mega pulita e siamo a posto. Simbolino, come già detto, da cambiare, il paraurti mi sembra, dai, tutto sommato integro, adesso perché è sporco, una volta che è pulito vedremo un attimino, però non vedo, ah, qua c'è una botta, una crepa. Adesso valuteremo se rifare questo o se prenderne un altro, qualche segno. Dai, vabbè, adesso pensavo peggio, via. Pensavo peggio. Non è andata malissimo, non è andata malissimo. Aspetta che mi copro, mi do un minimo di decenza. Mi copro un attimo e non è andata malissimo. Dai, la macchina non è male, non è male. E la prossima settimana la vengono a ritirare e poi dopo iniziamo a fare tutti i lavori, sperando per fine estate di averla. Perché i pezzi di ricambio non sarà facile subito recuperarli. Dai, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se ne volete altri ve li faccio a tempo per me, dai, quando riesco. E come al solito sono sempre qui nel mio piccolo paradiso, facciamo un saluto a, quindi, Romeo, a Subi, a Giulietta, a Junior e poi fuori c'è Alfa. Quella nera, che dai, facciamo così, così gli facciamo un saluto anche a lei. Saluto anche a lei, guarda, e lì. Ciao! Ciao ciao!